la parte romana, effettivamente bisogna parlare di Repubblica Napoletana, non parte romana. La Repubblica Napoletana è stata, come sappiamo, un'esperienza effimera, anche dal punto di vista temporale, no? Perché viene proclamata il 23 di gennaio e si esaurisce il 13 di giugno, quando il cardinale Ruffo arriva proprio con le sue truppe alle porte di Napoli, sconfigge il colonnello Wirz, che era uno passato che ha fatto il salto della guardia, passato dai Borboni ai Giacobini, e entra in campo il giorno di San Antonio. C'è una curiosa, sarebbe sapere che i napoletani sono sempre molto fertili, no? Una fantasia. Siccome si diceva, ma questo è tutto da dimostrare, che quando arrivasse Sciampio D a Napoli, che era il generale che comandava le truppe Giacobini, San Gennaro si fosse fatto trovare molto disponibile, quindi avesse fatto un miracolo, quindi San Gennaro, il napoletano, diventa Fino Giacobino, mentre assurge al protettore Santo Antonio di Padova, per il semplice fatto che il 13 di giugno i salvenisti, come li chiamano, entrano a Napoli, quindi Santo Antonio per un certo periodo di tempo scalzò San Gennaro dal piedistallo dei santi più ben voluti a Napoli. È tutta la storia, chiaramente, perché pare che non ci sia stato nessun miracolo. Popolare che magari a cui piace di arricchire con queste notizie un po' di folcloristiche l'andamento dei fatti storici. Però qui ci potremmo chiedere, soprattutto in questo atto, perché fallisce la Repubblica Napoletana? Quali sono i valori di cui si fece molta luce la Repubblica Napoletana? Quali furono i provvedimenti concreti che vennero varati durante questi 6 mesi scarsi? Ecco, sono tutte risposte a cui bisogna dare, sono tutte domande a cui bisogna dare delle risposte. In gran parte a queste domande ha risposto Alfredo Sacconi. La libertà non si esporta sulla punta del bagnetto, né con il fucile e né con la violenza, negli atti di violenza. E quindi non ci fu in quel periodo di alcuna libertà, di alcuna eguaglianza, di alcuna fratellanza. Se voi considerate che questo pseudo organismo repubblicano che va a costituirsi a Napoli il 23 di gennaio non viene mai riconosciuto ufficialmente dal direttore parigino, ecco, già si ha l'idea di un qualcosa di abusivo. E perché non viene riconosciuto al direttore politico? Ma non è molto semplice, dice il commissario fai tutto, oggi si direbbe commissario politico. Allora, la parola francese aveva i commissari
maggiorenti del diretto. Quindi questa era una delle cause principali del fallimento della Repubblica. Ma ce ne sono anche altre. E di ordine pratico. Durante il periodo, durante questi 6 mesi all'incirca, vennero varati dei provvedimenti a dir poco singolari. L'Inno in onore di San Gennaro, i patroni di Napoli diventarono una quindicina di santi, tutto questo che la gente voleva di fare, si pensava a cambiare il nome dei mesi alla moda transalpina, ma ci fu soprattutto un provvedimento che a mio avviso è il provvedimento emblematico del fallimento di questa pseudo Repubblica Romana, e è la cosiddetta riforma Vassallo. Che era Vassallo? Vassallo era un oscuro curato della campagna parigina che aveva avuto la fortuna di seguire il generale Championnet della sua missione in Italia. Con la Repubblica di Napoletana, Vassallo viene nominato ministro, non si sapeva in base a quali e si rende subito promotore di una riforma amministrativa che doveva essere la madre di tutte le riforme. Voi sapete benissimo che il regno Borbonico, il regno dei territori di Napoli, era suddiviso in province. Bassano, ragionando a una nota transalpina, decide di abolire tutto e di stabilire una ripartizione amministrativa e geografica che si basasse su alcuni capisaldi dell'ordinamento transalpino, dipartimenti, cantoni e circondari. Puoi capire benissimo, no? Che se noi oggi abbiamo, prendiamo un dissamante che è stato in Francia e gli portiamo qui in Italia e abbiamo regioni, province, noi oggi con questa abolizione, pseudo abolizione delle province, ci stanno, non ci stanno, non è che si capisce molto, non è che si capisca molto oggi, però diamo per scontato che ancora ci siano province e regioni d'Italia, noi mettiamo il modello transalpino e lo mettiamo qui in Italia, io credo che faremo un casino della valuta, perché le condizioni amministrative sono assolutamente diverse. Allora Vassallo fece questo, abolì la ripartizione in province e mise questo sistema di ripartizioni circondari, cantoni e di Martino. Galanti, che era uno dei più grandi geografi del tempo, usa un'espressione indicativa per far capire la confusione che generò questo provvedimento. Dice Galanti, più o meno: se un viaggiatore di notte sale su di una montagna e quindi dalla vetta di una montagna traccia con il compasso un cerchio, e quel cerchio è la ripartizione amministrativa, avrebbe fatto un'opera più oculata rispetto alla riforma del passato. Quindi fa capire che era un patrimonio desiderio. Tra altre cose, per questa riforma c'è molto caro, sapete perché? Noi veniamo da Cassino, no? Cassino che ancora si chiamava San Gervano, non sappiamo. Ebbene, questa riforma, Cassino, avvocato San Gervano, ebbe coronato la sua vecchia aspirazione, che era quella di assurgere a capoluogo di qualcosa. In questo caso San Gervano diventò capoluogo del dipartimento del Garigliano. Addirittura era questa ripartizione per 40 giorni, perché non venne mai applicata. E quando Championnet venne richiamato in Francia dal direttore e arrestato proprio perché aveva permesso la lascia della Repubblica Napoletana, viene sostituito dal generale MacDonald, la prima cosa che fa, abolisce la riforma passata e ritorna alla vecchia ripartizione. Ecco, questa è un po' l'atmosfera che regnava nei 6 mesi della Repubblica Napoletana, un'atmosfera di grande confusione, di grandi difficoltà, di grande anarchia, perché le vecchie istituzioni borboniche non erano più funzionanti o quasi, e le nuove repubblicane non c'erano. Quindi c'è un posto di potere enorme. L'unico potere che ancora esisteva sul territorio era quello dei vescovi, che continuava ad esercitare attraverso
risultati contrari non furono molto tecnici con la popolazione locale, che ne sappiamo qualcosa anche qui a Vinci, no? Vedi, avete sapete già più volte, pare il fradiavolo che viene ucciso in una aggressione transalpina. D'altro canto, chi si contrapponeva, ovvero sia i sorgenti, quelli che con certo un po' di spregiativo vengono chiamati sanfinisti, un altro errore storico, perché non era l'armata della Santa Fede, quella del fratello Lupo, era l'armata reale e cristiana, così viene chiamata. Poi c'è stata questa generalizzazione, quindi sanfinista è diventato sinonimo quasi di delinquente, di brigante, in certo deteriore del tempo. Ci furono violenze da entrambi i lati. Era una vera e propria guerra civile cittadini che si opponevano ad altri cittadini che stavano su altro versante. Guardate che quando Champollion entra a metà di gennaio avanti, nel 1798, è costretto a combattere al ponte della Tartarella, al ponte Caruana, una battaglia velocissima contro i cosiddetti Vasa, che cadono a decine di migliaia. Ci sono delle testimonianze dell'ingresso di Champollion a Napoli, e c'è il corteo che passa tra Cataste e Catania, che erano in Lazio, che erano caduti del tentativo di frenare l'incendio dei Giacobini. I sei mesi del 1799 furono sei mesi terribili, ed è strano che la storiografia per tanto tempo non si è interessata, o meglio, si è interessata poco di queste vicende, forse perché sono vicende scomode, un po' come quelle che caratterizzavano il brigantaggio del 1860, o forse perché metteva in discussione i valori fondanti di qualcosa, ecco, non lo so. Comunque, fatto sta che se ne è parlato dopo il 1799, e quando se ne è parlato si è andato avanti per generalizzazione. Ma sapete, secondo il mio modesto avviso, perché la Repubblica la comunità la fa? Per un motivo molto semplice: al di là di quelli tipicamente militari, non dobbiamo dimenticare che già a partire dal marzo i francesi cominciarono ad andarsene a puntate successive, anche perché l'armata austro-russa di Suvarov, l'ammiraglio settentrionale, stava mettendo a mal partito Napoleone da una parte, erano già stati sconfitti due volte con la coalizione austro-russa i francesi, quindi avevano bisogno di tutti gli effettivi per contrastare l'offensiva. Quindi diciamo che a un certo punto i giacobini napoletani, che qualcuno chiama i collaborazionisti napoletani, si trovarono un po' in bracchettela, vennero lasciati senza la protezione francese, che poi era quella per cui avevano avuto il coraggio di proclamare la Repubblica. Ma secondo me non è neanche questa la causa principale. La causa principale è della religione. Ecco la grande intuizione del cardinale Ruffo. Pensa bene di contrapporre il simbolo cristiano per eccellenza, che è la croce, all'albero della libertà. Quindi fede e ragione, si dovrebbe dire, non è proprio anche così. Diciamo che i francesi, atei e piscatelli, ma il contrasto è proprio profondamente religioso, perché i francesi, quando vengono in Italia, atei e discredenti, poi magari vedremo in sintesi due episodi che faranno capire dove arrivava la follia dei francesi, hanno come simbolo principale l'albero della libertà. L'albero della libertà è davvero da quell'albero, poteva essere di olivo, poteva essere di tante cose, onde e compagnia, sotto cui ci si univa in matrimonio, si ubriacava, si ballava, si divertiva, si faceva lavoro, insomma, era tutt'altro una croce. Ruffo che fa? Capisce che deve contrapporre un simbolo che è peculiarmente intimo alle genti, alle nostre genti, e alla croce. E si crea praticamente, perché mettere a paragone in questo, noi siamo un popolo molto fedele, molto attaccato alla tradizione e religione. Fece un po' la stessa cosa che fece l'agnolo
da noi, e non solo da noi, ma anche in Calabria, anche in Puglia, si erano distinti per passaggio, per distruzione e soprattutto per atti sacrilegi nei confronti della religione. Quando vengono a San Germano e bruciano l'abbazia di Monte Cassino e prendono le preziose pergamene e le utilizzano per incartare un baccalà, sapete che fanno? Vestono un asino con i paramenti sacri e gli fanno fare la processione alla basilica di Monte Cassino, mentre un soldato suona la Marsigliesa morta. E quando uccide la sua? Sapete che fanno di suona del Dio? La città delle cascate, uccidono 350 poveretti che si erano rifugiati a pregare per la chiesa di San Lorenzo. Sapete che fanno l'abbazia di Casamata? Uccidono 6 monaci di Santa Vita, di cui 4 francesi, tra altre cose, che si erano piegati a raccogliere sacre particole che i francesi, atei e miscredenti avevano sparso volgarmente sul pavimento. E i monaci erano uccisi a sciacquare. Tra altre cose, il processo di canonizzazione di questi 6 monaci è arrivato all'ultimo stadio e 3 minuti più a breve arrivava anche 6 santi. Quindi ecco perché l'intuizione del cardinale Luppo è vincente, perché difende i valori della religione, quei valori che i giacobini, ripeto, questa volta, atei e miscredenti avevano calpestato. E signori miei, non c'è battaglia, non ci poteva essere. Allora io faccio un'ultima considerazione e dico, 1799 è stato un anno terribile, soprattutto i primi 6 mesi, Minturno, Castelforte, Itri, anche qui abbiamo avuto dei passaggi, e poi riparleremo di queste altre puntate in cui hai, che il Presidente Santa Repubblica ha organizzato. Allora io faccio questa considerazione finale: se vuoi andare a c'è una bella piazza che si chiama Piazza dei Martiri. Si chiama Piazza dei Martiri proprio per questo motivo, che ci si riferisce ai fatti del 1799. E quali sono i martiri? Non sono i 10.000 Lazzari ammazzati a Chantonnay nel gennaio del 1799, ma sono le 99 vittime della restaurazione Ferdinando. Ovvero sì, quando il cardinale restituisce, riconquista Napoli, riconquista il re e lo cede a Ferdinando IV, quindi ritorna il legittimo sovrano a Napoli, c'è successivamente la restaurazione. Una restaurazione che Ruffo avrebbe voluto portare in maniera molto più blanda, ma che Ferdinando IV, soprattutto sotto l'influsso della moglie e degli inglesi, Nelson, Acton, però non dimentichiamo l'altra cosa, che la moglie di Ferdinando era la sorella di quella famosa regina di Francia che qualche anno prima era stata decapitata. Quindi un po' di timore per il suo corpo pure la moglie di Ferdinando ce l'aveva, quindi cerchiamo di calarci anche un po' di processo. Fatto sta che mentre Ruffo avrebbe voluto che la restaurazione fosse più blanda, Ferdinando qua, soprattutto sulla suppressione della regina e soppressione degli inglesi, decise di usare la spada, decise di usare la palla. Vengono formate le giunte di scrutinio, vengono processati in tribunale i collaborazionisti locali e vengono condannati a morte 99 persone, i vari Cirillo, Pagano, l'ammiraglio Caracciolo, Eleonora di Guerra, anche due donne, 97 uomini, due donne, la Eleonora di Guerra con 6. E Luisa San Felice, un'altra monografista che con il 1799 c'entra un po' con i cavoli aperti. Vabbè, lasciamo perdere con la carta della spedizione in un'altra occasione. Vengono messi a morte 99 persone. La domanda che potreste farvi, secondo lei, è stato fatto bene? No, io dico è stato fatto male. Non dal punto di vista giuridico, perché dal punto di vista giuridico, Ferdinando IV aveva avuto le sue ragioni. Lì c'era stato non solo un attentato, come si direbbe oggi, la Costituzione, ma c'era stato
considerava ingiustificata, che poi alla fine lo dà a pagare. Quindi, detto questo, ovvero sia che si poteva essere più gentili, tra virgolette, con i costruttori, però c'è da fare un'altra considerazione. Ma ci siamo mai imposti il problema dei morti dall'altra parte? Cioè, a Napoli c'è una cosa, l'obesso, un problema dal punto di vista artistico, in cui sono sconfitti i nomi dei 99 barchi della Repubblica. Va bene, va benissimo. E gli altri, e tutti gli altri, e i 10 più avanzati che hanno avuto a posto della Maddalena, e i 6 monaci di Trasmara, e i 350 di Isola Bellini, e quelli di Castelfonte, e gli Itrani, e Traetto, di tutto. Dove? Io voglio concludere lasciando la vostra riflessione con due notizie che ho trovato sui libri di Borgo della nostra chiesa parrocchiale. I libri di Borgo sono una miniera inesauribile di notizie, purtroppo molto poco indagate, ma vi posso assicurare che sono una miniera inesauribile di notizie. Quindi, se vi capita, andate a leggere le chiese e le annotazioni di parte, perché sono di un interesse molto. In due libri molto anzi, lo stesso libro molto ho trovato delle notizie da far accapolare la terra, e si riferiscono ad Arce, che è un piccolo paese, oggi provincia di Frosinone, che si trova a metà strada fra San Gennaro Cassini e Sopra, tra Cassini e Sopra. Dicevo Rocca Secca, tanto per essere migliore dal mio paese. Maggio 1798, c'è una lunga lista di persone messe a morte dai francesi. Ma perché messe a morte dai francesi? Perché i francesi scappavano verso Roma e il nord Italia, arraffarono, depredarono e chiaramente uccidevano chi si opponeva ai loro tentativi di saccheggio di Milano. Nel maggio 1799 cambiano la pace e lasciano il loro pesante tributo di vittima e li uccidono di circa la Fiume. Tra questi 30 ce ne sono due che abbiamo colpito e di cui ricordo ancora il nome. Uno si chiamava Filippo Vannucci, 90 anni. Voi sapete, un uomo di 90 anni. Ma chi che voleva costituire per il trasferimento? Ma c'è un'altra cosa ancora prima che cominciamo. Il sacerdote nomina un altro libro, di cui non ricorda il nome. Dice solo: oggi è volato in cielo il figlio di Luigi Cerulini. Lo sapete perché non c'era il nome? Perché si trattava di un bambino che non è stato ancora battezzato. E sapete come scrive il sacerdote sulla votazione? Viene ucciso mentre si trovava ad Ubera Batis, mentre si trova a prendere il batte dal seno dell'altro. Allora, e concludo veramente, se qualcuno mi riesce a convincere del fatto che il figlio di Luigi Cerulini, morto, ucciso ad Ubera Batis, e Filippo Vannucci, 90 anni, costituiva veramente una minaccia per l'intrica armata transalpina e giacobina, io sono disposto a cambiare l'opinione anche sulla Repubblica della Torre. Ma io sono matematicamente convinto che non ci sarà nessuno che riuscirà a giustificare questi crimini esecrati. Per cui, 1799, 2019. Io spero e auspico che dopo 220 anni si possa veramente aprire una riflessione a tutto tondo, a 360 gradi, dove vengono messe da parte le ideologie che per tanti anni hanno fatto valore e si riescono a vedere le cose
Vi ringrazio per la vostra. Grazie per l'attenzione, pubblico attento, come stiamo trovando ovunque. Non abbiamo le foto oceaniche, ma chi ci sta con molta attenzione. Direi che abbiamo un pubblico sempre colto e attento, questo ci fa molto piacere. E ringrazio ancora l'Associazione Archeologica Idri per averci ospitato, quindi in futuro qualsiasi cosa vorremmo fare insieme, noi siamo ben lieti di farlo. Grazie. Grazie. Da piccolo